Emanuele Ciaparrone, Vincenzo Bruno, Giuseppe Angrisani, Paolo Citro, Gianfranco Genovese. Sono loro i cinque ciclisti che lo scorso 20 aprile hanno ritrovato e messo in salvo il piccolo Leo, un bimbo di 3 anni affetto d'autismo che si era allontanato e perso nei monti tra Ponte Cagnano e Monte Corvino Pugliano. Ieri, a memoria di quel gesto, il sindaco di Ponte Cagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ha consegnato un encomio al gruppo di ciclisti che amano trascorrere le ore libere in sella alle amate due ruote. Loro, i cinque, si emozionano ancora a ricordare quei momenti del ritrovamento del piccolo Leo. I ciclisti, improvvisamente uscendo da un sottobosco, si sono trovati davanti al piccolo di 3 anni disperso nella montagna. Eravamo in cinque, in un sentiero ad un'altitudine anche imbarazzante per un bambino piccolo. Quando l'abbiamo visto, sai, cercavamo un accompagnatore, un genitore, qualcuno. Non l'abbiamo trovato, ci siamo preoccupati di prenderlo in cura con noi e non farlo spaventare, anche perché io 1,80 m sono quello più piccolo, gli altri molto grandi. Avevamo paura che si allontanasse, invece no, non era spaventato, era incuriosito. E anzi vi ha sorriso quando poi vi siete avvicinati, insomma, avete cercato di capire cosa fosse Ci successo. sorrideva, era incuriosita, ci guardava, io l'ho preso per la mano, lui non ha tirato via la mano, io mi sono inginocchiato per non farlo spaventare, gli ho chiesto in inglese, in italiano, perché i tratti non sono italiani. Lui non rispondeva, però stava in braccio, stava con me, al che poi abbiamo dovuto chiamare inevitabilmente i soccorsi e abbiamo capito che era un bambino che era scomparso. È stata un'emozione ricevere questo No. encomio dal sindaco? Devo dire la verità, sì, un'iniziativa bellissima sicuramente, insomma, che rende merito all'amministrazione comunale di Ponte Cagnano Faiano, però la forte emozione, devo dire la verità, l'abbiamo provata tutti quanti, credo, non nell'immediato ritrovamento del bimbo, ma dopo qualche oretta in cui abbiamo metabolizzato quello che in pratica era accaduto, ecco. Quindi, poi anche perché a distanza di qualche ora il meteo è cambiato completamente, quindi immaginare quel bimbo solo in mezzo, insomma, ai monti con le condizioni climatiche non esattamente, insomma, concilianti ci ha veramente fatto emozionare. Ecco. Poi, ogni volta ci pensiamo, penso io come tutti quanti gli altri, veramente ci si riempie di gioia, ecco, sostanzialmente. Dire senza ombra di dubbio che andare in bicicletta fa bene. Certo, il nostro sport veramente ci ha deliziato di questo ritrovamento che veramente è stata una gioia per noi. Quindi i ciclisti per hobby, ma abbiamo fatto un'opera buona.